Siamo tornati in cucina. Robert Pattinson, attore britannico, principalmente conosciuto per il suo ruolo di Edward Cullen in Twilight. In realtà da anni milita nel cinema indipendente, ma appunto sono film che si guardano quattro persone in croce e quindi tutti lo conoscono ancora come Edward Cullen. O eventualmente come Cedric Diggory, ma vabbè. Ehi mio ragazzo! Comunque, quello che forse non sapete su Robert Pattinson è che lui, come dire, non è propriamente di questo pianeta, o almeno questa è la mia teoria. Se vi è mai capitato di vederlo in interviste o anche in video che girano sul web, probabilmente vi siete resi conto di questa cosa. Ma prima di iniziare mi sembrava doveroso farvi conoscere meglio il personaggio in modo da capire anche il perché di tutto questo. E quindi ecco un elenco di cose strane che Robert Pattinson ha fatto. Prima di tutto un video per GQ scritto e diretto da lui che non sponsorizza alcuna cosa, semplicemente lui voleva fare questo video e glielo hanno fatto fare perché è Robert Pattinson. E qui lui fa una voce un po' strana da Batman e cerca un hot dog in giro per New York. This city is a labyrinth. Don't eat a hot dog, there's salami in the minibar. Where? Look in the minibar. You already ate it? It's like, no, I already ate the salami, but I was starving. You already ate it. You were starving, it's in your head. You already ate it. You couldn't escape. Where is the man with the hot dog? You can call me Rob, I eat hot dogs. Non so nemmeno come raccontarvi sto video, vedetelo perché è un'esperienza di vita. Poi ovviamente come non nominare le sue cursed photos che girano online, che sono appunto delle foto che lo ritraggono in momenti indescrivibili. E poi il fatto che in generale sia una persona un po' strana. Literally, if you come into contact with me, you will touch this demon. Feel the love between us dies. I feel like not only I was a dog in a previous life, but I am a dog now, and I will be a dog. It was always nice to kind of be the one person walking into a room, you know. I'm the freak. Okay. Biggest challenge. The challenge. Di recente, proprio durante il lockdown, ha fatto un'intervista con GQ in cui un giornalista è andato a casa sua e lui gli ha cucinato questo piatto di pasta molto particolare. Infatti Robert durante l'intervista si lancia proprio nel dare la ricetta di questo piatto. Allora, a quanto pare questa ricetta si chiama Piccolini Cuscino e viene spacciata per una ricetta italiana, ma regà, è spaventosa. Vi elenco quindi gli ingredienti. Una scatola gigante di cereali, precisa gigante Rob, quindi ho preso la più grande che ho trovato. Poi lui dice fettine di formaggio, non specifica che tipo di formaggio, quindi ho subito pensato alle sottilette, perché mi sembrava la cosa che più si avvicinava a quello che lui intende. Poi della salsa. Anche qui Rob non precisa che tipo di salsa, lui dice qualsiasi tipo e a quanto pare ne usa una rossa, quindi ho dato per scontato che fosse sugo di pomodoro e quindi l'ho preparato poc'anzi. Poi ci servirà appunto la pasta. Anche sul tipo di pasta ci sono delle incertezze, perché lui utilizza le penne ma specifica che non sono quelle giuste e che ha provato a farlo con un altro tipo di pasta che dovrebbe essere quello giusto, che lui definisce come girls bun, cioè quando le ragazze si fanno quel coso così. Io l'ho sempre chiamato crocchia, ma non ho idea se in italiano abbia una cosa, cioè è questo coso, ok, cioè non so che cosa Rob intendesse. Le uniche cose simili secondo me sono le conchiglie. Io quindi ho comprato le conchiglie perché è l'unica pasta che effettivamente può sembrare un girl bun. Dopo mi è venuto il dubbio, non è che lui intendeva le tagliatelle, perché di solito al supermercato le vendono in quelle scatole, no, fatte con tanti cestini, non so, che effettivamente possono sembrare un girl's bun, quindi non lo so, sono confusa. Poi ci serviranno dei panini e dello zucchero. Ok, quindi capite che ci stiamo andando ad infilare in una cosa che non lo so, mi fa paura. Ma comunque, iniziamo. Il primo passo, secondo Robert, è prendere della carta stagnola e creare una sorta di piatto. Allora,
Una volta creata la nostra, non so, questa cosa, il primo passo è fare uno strato di cereali, dice Robert. Quindi faremo uno strato di cereali. Ok, e da qui inizia una sorta di strato. In ogni strato ci deve essere lo zucchero. Questa cosa mi spaventa terribilmente, quindi vabbè, io vado. Non ne metto tanto perché secondo me fa schifo. Ok. E poi andiamo con le sottilette e quindi faremo tipo strato di sottilette, zucchero, sottilette, zucchero. Ok, dopo aver fatto questi strati di formaggio, zucchero e cornflakes, ci serve il sugo. E Robert dice di aggiungerne sopra abbondantemente. Ok. A questo punto abbiamo ottenuto questo, che mi spaventa, ma è arrivato il momento della pasta, che Robert specifica di cuocere al microonde. Io non lo farei, ma voglio seguire la ricetta passo per passo, ci tengo che venga bene, e quindi farò esattamente quello che mi dice Robert. E quindi vado a cuocere la pasta al microonde. Ovviamente neanche della pasta Rob ci dà le quantità, quindi sono andata un po' così a cazzo dei cani. Caso, ho messo un po' di pasta, un po' di acqua e ho buttato dentro il microonde. 12 seconds later. Ok, la pasta effettivamente si è cotta. Fatemi prendere il mio Luke guanto. Lo so che siete molto invidiosi. Adesso dobbiamo buttare la pasta sopra, così. Oh mio Dio. Bene. E dato che non bastava lo zucchero, mettiamone altro. Rob tra l'altro ci tiene molto a farci sapere che serve proprio un bello strato di zucchero in modo da creare una sorta di crosta. Ho sputato, che schifo. E dopo lo strato di zucchero serve mezzo panino. Non chiedete perché. E mi raccomando, togliete la mollica, perché a quanto pare a Rob non piace. E niente, e lo si mette così. Allora, a questo punto dovremmo fare una sorta di flambé. Ci servirebbe dunque un accendino. Io non lo trovo, o comunque non so se ne ho uno in casa, non ho idea. Userò una candela. Tanto questa ricetta era già strana di suo, cioè, quindi non è che ci sto aggiungendo chissà cosa. Ho pensato solo adesso che se giro la candela cade la cera sopra. Quindi facciamo così. No. È un po' flambé. Oh no, si è spento. Comunque qui, se notate, si è un po' bruciacchiata, quindi va bene. E niente, a questo punto non ci resta che chiudere il tutto, coprire e mettere in forno. Infatti, se sentite un rumore di sottofondo, è il forno che è attivo. Bene, quindi abbiamo il nostro cuscino, piccolini cuscino, che dovrà andare in forno per 10 minuti. One pair of pants later. L'odore è terrificante. Il panino è diventato tipo un po' croccante sopra, il formaggio si è mezzo sciolto ed è tipo attaccato ai cereali. Ok, assaggiamolo. Voglio prendere però una parte dove ci sono tutti gli ingredienti, quindi prendo un pezzo di panino. Qui c'è del formaggio, del sugo, la pasta. Allora, non è la cosa più orribile che io abbia mai mangiato. Pensavo molto peggio. L'unica cosa che non mi piace è che è molto zuccherato. E io odio le cose salate con lo zucchero. Poi vorrei prendere un pezzo dove c'è più formaggio. Vediamo un po'.
Ma secondo me non è così male. Oh mio Dio. Questo significa che anche io, come Robert Pattinson, non sono di questo pianeta. Sono stata rapita dagli alieni, probabilmente. Non lo so, però non è male questo piatto, ragazzi. Però possiamo dire che l'idea di cuocere la pasta nel microonde non è male. Non è male perché dimezza i tempi, secondo me. E viene buona. Quindi complimenti Rob, ottima ricetta. Quando arriva lo zucchero è terribile. Ho come la sensazione che dopo, non lo so, mi verrà la diarrea probabilmente. Raga, però vi giuro, non riesco a smettere, è buono. So che l'idea generale fa molto schifo, però effettivamente insieme non è così male. Sta tipo di pasta al sugo col formaggio e un di zuccheraso. Però sai, anche il contrasto dolce salato a volte può essere buono, non lo so. Io non mi fidavo di Rob, non mi fidavo di questa ricetta e mi ha sorpresa, vedete? Questo è perché Robert riesce ad utilizzare il 100% del suo cervello, a differenza di noi comuni mortali. Una mente superiore che è in grado di creare questo tipo di cose. Lui è in grado di tirare fuori bontà anche da, no? Sto dicendo le cazzate. Comunque vi giuro che è buono. Cioè, non fatelo, ve lo sconsiglio perché è un po' uno sbatti, sinceramente. Però se volete provare, non lo so, così, anche solo per verificare se anche voi, insomma, siete delle persone con dei seri problemi. Questo è il piatto perfetto da far assaggiare a qualcuno che conoscete da poco per capire effettivamente il suo livello, no, di disagio. Il mio è evidentemente molto alto, ma questo lo sapevamo già. E niente, è stato veramente meraviglioso. Ringrazio Robert per averci regalato questa meraviglia di ricetta che sicuramente ricreerete anche voi. Mi raccomando, mandatemi le foto, taggatemi. E niente, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, perché insomma, perché non iscriversi in un canale che porta questi contenuti di qualità? E nulla, ci vediamo al prossimo video. Oi, 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 oi. Ai, 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 ai.